Sì, il problema, dottoressa, io non sono medico, ne capisco molto poco, non ho una grande conoscenza di questa tematica, però proprio da cittadina, nel momento in cui ovviamente si sente un gran parlare, si sente qual è il problema della... fin dove è etico, fin dove diciamo il problema dell'eticità non è eticità nella ricerca, e sappiamo diciamo tutto il problema delle cellule staminali come in altri paesi al mondo si dà più spazio. Sicuramente questo è un tema difficilissimo che riguarda l'etica, allora dice fin dove è giusto spingerci e fin dove invece è giusto fermarci. Però noi sappiamo che comunque gli altri non si fermano. Allora, ritengo che uno Stato, piuttosto che fermarsi o porre dei limiti tali da non far andare avanti niente, sarebbe molto più giusto porre delle regole che permettono però alla ricerca di andare avanti. Cioè non devono essere delle regole così stringenti in nome dell'etica, tale poi da bloccare la ricerca stessa, e stare a vedere i nostri ragazzi, perché poi sono i nostri ricercatori, che vanno all'estero e riescono comunque a conseguire risultati. Quindi il problema che si pone della ricerca, fin dove è giusto spingerci, ci sarà pure, sì, però è giusto discuterne e mettere le regole, cioè, non fare la chiusura, no, come no. Oggi purtroppo l'atteggiamento, devo dire, è questo. Cioè io ho vissuto mi ero per esempio la fecondazione assistita, allora lì è diciamo un problema che io ho affrontato un po' di più, lo conosco un po' meglio. La fecondazione assistita oggi, la legge che c'è, è una vergogna ed è una violenza proprio sulla donna, diciamo sul corpo della donna. È stata fatta nell'ottica che dice noi difendiamo la salute della donna. Ma la salute della donna, alla legge che c'è oggi, viene soltanto proprio ancora di più minacciata, e in più c'è proprio l'umiliazione, diciamo, nel momento in cui si considera l'infertilità non come una malattia, ma piuttosto una croce. E no, dice Gesù, così ha voluto. Tu non puoi avere figli e non li devi avere. Ma signora, io sto infaticando, sono felicissima di averlo, perché è un bellissimo Stato, ho un grande rispetto per chi è capo di quello Stato, però le questioni dello Stato italiano sono diverse e lì dipende dalla nostra coscienza civile, perché, ripeto, per la fecondazione assistita è stata fatta una legge oggi, diciamo, prima c'era e non era regolamentata. E questo, il fatto che non era regolamentata e poteva dare abusi, non significava che per regolamentarla poi dovevamo arrivare ad una situazione di una legge oggi che non entra nei dettagli tecnici che conosco, diciamo, però di fatto effettivamente vieta o consiglia alla donna di non sperimentare in Italia un percorso di fecondazione assistita. Si dovrebbe andare all'estero, quindi si ritorna alla logica che chi ha può andare, ci va, chi non ha deve provare qui in Italia e non fare un ciclo di stimolazioni, ma farne almeno 10 di cicli di stimolazione affinché li possa andare bene, per come è congegnata la legge. Quindi a quel punto, per questo dico, diciamo, l'etica, lì tutti si è entrato appunto dal discorso di dire l'infertilità non è una malattia, è una cosa che te la devi tenere, si fa qualche tentativo, se va bene va bene, se non va bene, così ha voluto il Signore. C'è anche un problema molto grave, quello della diagnosi prenatale. Certo. Ah, quella è l'altra cosa, ed è uno schifo, parlando appunto di quello. Io non sono pensato con il senso della morte. Ed è proprio questo che conta. Vabbè, io non volevo entrare, però sicuramente ho affrontato il discorso della presentazione assistita, perché volevo proprio arrivare anche a questo. Il discorso della diagnosi preimpianto è una cosa vergognosa, perché non mi si può dire tu la diagnosi preimpianto non la fai, comunque ti verrà fatto l'impianto della cellula fecondata, nel momento in cui poi ci sarà l'impianto, il feto, ti andrà a vedere se il feto presenta anomalie,
e soltanto allora potrai decidere se fare l'aborto terapeutico o meno. Cioè queste sono cose veramente non scandalose, ma che vanno al di là del rispetto minimo che si ha per una persona, perché non si può dire che quella cellula così com'è non ha, non può essere eliminata a monte, ma deve essere eliminata dopo che già è stata impiantata e si è sviluppata e tutta una serie di cose. Quindi c'è veramente una presa di posizione nei confronti di questi problemi scientifici, diciamo, e che poi riguardano la vita di tutti noi per tutte le conseguenze che si hanno, che denotano una ormai tutto così, non una scarsa sensibilità, perché purtroppo chi fa le leggi, chi ha fatto queste leggi, aveva anche una grande conoscenza, ma ormai una chiusura quasi ottocentesca, ottusa. Ecco, quello che è più preoccupante nei confronti di queste leggi è l'atteggiamento mentale con le quali ci vengono affrontate. Tipo, l'infertilità non è una malattia, ma è una cosa che te la tieni perché così ha voluto il Signore. Allora, di fronte ad atteggiamenti di questo genere, questi atteggiamenti assolutamente devono essere respinti all'intente, ma con la più grande forza e con la più grande voce che uno ha, perché non è consentito avere atteggiamenti di questo genere. Perché dicevo, la ricerca sulle cellule staminali. In altri paesi, allora io non dico quella storia bruttissima, che secondo me diventava un poco quella della clonazione umana, per carità, non parliamo di questo, noi parliamo di tutto quello che viene fatto a livello della ricerca medica per aiutare, diciamo, a conoscere meglio determinate malattie per poterle sconfiggere. Allora lì non si devono mettere i paletti soltanto perché tutto quello che va oltre un certo step già contato, che non viene dato dalle autorità scientifiche ma dalle autorità che stanno in altri campi, tutto quello che si sconfina è immorale, perché in questo campo della ricerca quello che oggi già viene considerato probabilmente etico ed accettabile, fino a 50 anni fa era totalmente impensabile e inaccettabile, perché è tutto così veloce, e quindi arroccarsi l'arroganza di essere certi dov'è il confine più giusto per dire che fin qua puoi fare, oltre qui non puoi andare, io non lo so dove ci potrà portare, sicuramente ci potrà portare a un ulteriore ritardo, come accade su tanti altri versanti, anche per quanto riguarda la ricerca scientifica. L'Italia, nonostante le sue menti eccellenti che poi vanno all'estero e danno i loro risultati, saremo il fanalino di coda come per tante altre cose.